Innanzitutto, buongiorno a tutti, ci vediamo ora, ci eravamo visti un po' prima qua fuori. Ringrazio l'amministratore delegato, il dottor Rossetti, per la sua presenza qua nella nostra regione. Lo ringrazio perché viene a annunciare una collaborazione, mi permetto di dire, una nuova ripartenza, una partenza diversa dopo che in altre occasioni abbiamo purtroppo dovuto registrare dei cronoprogrammi che sono in una continua ridiscussione. Come voi sapete, per noi questo tipo di infrastrutturazione è un'infrastrutturazione importantissima, come penso e credo sia per tutti, in questo momento in maniera particolare perché tante delle nostre aziende hanno bisogno di questa infrastruttura per poter ampliare, per poter sopravvivere, per poter innovare la loro capacità e la loro resistenza in questa fase. Quindi è chiaro che parliamo di un strumento che oggi rappresenta non più il domani, il presente, che quindi ogni cantiere completato è finalmente uno spazio di tempo guadagnato e un'opportunità regalata ai nostri territori. Io non vado oltre perché devo rientrare in consiglio, però ringrazio veramente per la presenza, dottor Rossetti, tutta la folta delegazione che oggi accogliamo nella nostra regione. Sono convinto che qualcosa di positivo insomma, accadrà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi e con la collaborazione a quale siamo abituati a prestare e che abbiamo anche avuto questa mattina, sono convinto che finalmente ci saranno anche dei cronoprogrammi rispettati rispetto agli impegni presi. Io non vado oltre, passo subito la parola a Mirko Perloni per suo saluto. Ringrazio anch'io il Presidente e l'amministratore Rossetti e la sua squadra per essere qua oggi. La sua presenza da sola basta a testimoniare quanto ci teniamo su questa infrastruttura e il fatto che sia venuto nella Regione Marche di persona a spiegare anche quello che è accaduto in questi mesi e quello che soprattutto vorrà fare Open Fiber per questa regione, per noi è davvero importante. E è l'opera pubblica, Presidente, più importante che c'è stata negli ultimi anni, coinvolge tanta parte del territorio, ma soprattutto il Covid ci ha insegnato come la connettività sia ormai un diritto fondamentale, perché impatta sulla formazione con la DAD, impatta sulla capacità di fare riunioni per il lavoro a distanza, impatta come fatto, quasi come fosse un diritto civile ormai inalienabile rispetto all'esigenza dentro casa di essere connessi. Il nostro è un territorio che ha grandi parti dell'area bianche, quelle aree cioè che non hanno una rendita economica, perché gli operatori economici non traggono un vantaggio reale da quelle aree e hanno piuttosto bisogno di essere sostenute finanziariamente con la contribuzione pubblica. Perché? Perché in alcune aree in cui gli utenti sono pochi, l'operatore telefonico non trae un vantaggio a coprirli con un segnale a 10 giga, come la banda ultralarga, facendo arrivare il cavetto di banda ultralarga, che dà una potenzialità enorme di navigazione e cambia la vita a molti di quelli che hanno avuto questa connessione. Quindi, che cos'è di fatto? È un divario sociale, di questo stiamo parlando. Chi ha la connettività è collegato al mondo, chi non ce l'ha è scollegato. Immaginate quanto impatta per le nostre imprese. Quindi io non aggiungo nient'altro. Noi in questi mesi abbiamo lavorato a testa bassa. Siamo arrivati qua a ottobre 2020, non c'era nessun comune vendibile in tutta la Regione Marche, Presidente. Dal giorno dopo, con la dottoressa Carota, che qua con i collaboratori di Open Fiber abbiamo cominciato una trattativa anche dura in alcune circostanze, non lo nascondo, con Infratel addirittura siamo arrivati quasi alle mani. E infatti Bellezza non ne parla più e credo che continueranno a non parlarne più fino alla fine dei cantieri. Credo che per le Marche questo ritardo sia insopportabile. Siamo qua per dire che la politica ci tiene molto a finire quest'opera. Siamo qua a dire che per noi Open Fiber deve essere un partner credibile che con noi tiene il passo di questi cantieri. Noi vogliamo finire tutti i cantieri delle Marche in pochissimi mesi. Se servono anziché 12 mesi, 48 mesi, non muore nessuno, ma entro 48 mesi noi vogliamo finire le opere di questa regione. E quindi 48. Ah, lì fuori, di fuori qua. Ho sbagliato, no, no. Era un'apertura, cioè, No, no, no. Chiedo scusa, ho sbagliato.
Volevo dire 12 mesi, se non sono 12 saranno 18 mesi, 48 mesi, tocca scappare dal magistrato della Presidente. E quindi avuto il COVID tanto ieri. Nei prossimi mesi della settimana fa. Da Giorgia non vuole. Bisogna chiudere l'audio, chi è collegato? Chi è collegato? È necessario, insomma, in poco tempo dare risposte concrete. Il mondo, come dicevano, il popolo ci osserva. E quindi è necessario dare messaggi chiari, ma trasparenti e veritieri, insomma. Ecco. Posso? Cioè, deve. Devo. Allora, buongiorno a tutti, mi presento Mario Lucetti, amministratore delegato di OpenFighter dal 3 dicembre di quest'anno. Perché? Dell'anno scorso, scusate. Perché il 3 dicembre è una data importante? Perché il 3 dicembre OpenFighter ha cambiato azionariato. Oggi è una società controllata al 60% da Cassa Depositi e Prestiti e al 40% da un fondo australiano, un fondo Macquarie, che è un fondo infrastrutturale che ha un orizzonte di investimento sicuramente superiore ai 10-15 anni. Quindi investimenti che vanno nel medio lungo termine. Nel momento in cui io ho assunto il ruolo di amministratore delegato, il mandato che ho ricevuto è stato quello di concentrare in modo particolare come obiettivo prioritario la realizzazione del piano sulle aree bianche, quello di cui stiamo parlando in questa sede, partendo da un dato di fatto oggettivo che la realizzazione di questo piano era in ritardo considerevole e importante. Questo era un fatto acclarato, direi, è un fatto che nei numeri che erano stati portati e realizzati dalla società sino a quel momento. Il piano che oggi stiamo condividendo, abbiamo condiviso poc'anzi con il Presidente e con il Vicepresidente, è un piano su cui noi riteniamo di poterci impegnare, di poter impegnare la società e quindi anche le aspettative dei territori. Io vorrei dirvi che quando abbiamo avuto il nostro primo incontro aziendale, anche durante il Covid, siamo riusciti a riunirci perché era importante dal punto di vista della nostra azienda, essendoci stato un cambio di proprietà. Io quello che ho detto ai miei colleghi, ai miei collaboratori, è stato che il tema delle aree bianche non è un tema economico, non è un tema, ma è un tema molto più importante perché è un tema sociale. Nel senso che oggi come oggi la fibra ottica, specialmente nei comuni più piccoli, nei comuni dove è più difficile vivere perché c'è scarsa qualità della connessione, è fondamentale per permettere la vita delle persone, la vita normale. Parlavamo prima della scuola a distanza, ma anche di tutte le attività economiche, delle attività industriali. Quindi è chiaro che dal nostro punto di vista non c'è uno sforzo al 100%, ma oltre il 100% perché tutto questo si possa realizzare. Che questo sia però una cosa facile? No, perché è sempre un qualcosa che è un insieme di fattori, perché come voi sapete il nostro ciclo industriale parte da una progettazione. Su questo quello che posso dare come notizia per la Regione Marche è che tutta la parte di progettazione di tutti i comuni delle aree bianche è sostanzialmente completata. Mancano forse meno di 10 comuni, per cui tutta la fase di progettazione, che è la fase prodromica a qualsiasi tipo di sviluppo, è completata. Esiste poi una seconda fase, che è la fase autorizzativa, la fase permessistica, cioè nel momento in cui ho progettato ho bisogno delle autorizzazioni per poter mettere in campo l'infrastruttura. E questa è una fase anche lì, direi avanzata, anche grazie alla conferenza dei servizi che con la Regione Marche hanno funzionato in un modo direi buono. Adesso abbiamo una serie di temi legati più a livello provinciale piuttosto che l'autorizzazione all'interno dei singoli comuni, però anche questa fase direi che è ben indirizzata, per poi arrivare alla fase realizzativa. La fase realizzativa significa aprire i cantieri e andare a realizzare i progetti e le autorizzazioni che sono state fatte. Nel 2021 noi abbiamo realizzato 73 comuni, sono stati messi in vendibilità. Il nostro progetto, il nostro piano per il 2022-2023 per chiudere prevede che si realizzino 77 comuni nel 2022 e gli ultimi 27 comuni nella prima parte del 2023. Quindi nella sostanza, per arrivare a chiudere tutto il progetto sulle aree bianche ci mancano largo circa un altro centinaio di comuni che prevediamo di indirizzare di qua ai prossimi 18 mesi, non 48. Confermiamo che sono 18 e non 48.
Detto tutto questo, l'impegno di Open Fiber va oltre quello che stiamo dicendo, questo lo dico per completezza di nuovo informativa e di quadro. Open Fiber ha già investito nella regione Marche circa 50 milioni di euro sulle principali città e prevede di investire in ulteriori 20 per completare questo tipo di investimento su città che sono nella sostanza, ve le leggo in ordine, diciamo anche di partenza: abbiamo Fabriano, Macerata, Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro, Senigallia, Civitanova Marche. Sono tutte città che sono state cablate con capitale proprio di Open Fiber. Tutto quel lavoro è stato fatto con soldi della società, non con contributo pubblico, e contemporaneamente vi posso anche informare che Open Fiber sta partecipando alle gare per le aree grigie. Non so se siete a conoscenza del fatto che nell'ambito del PNRR il governo ha, per spingere il tema della digitalizzazione di tutte le aree del paese, ha un piano da 3 miliardi e 7 sulle aree grigie di questo paese. Noi stiamo partecipando a tutti i lotti e quindi anche alla parte relativa alle Marche. Nel caso in cui noi dovessimo andarci ad aggiudicare anche questo tipo di investimento, stiamo parlando di ulteriori 60-70 milioni di euro di contributo pubblico a cui aggiungere il nostro capitale. Diciamo che stiamo parlando di nuovo di altri 90-100 milioni che si vanno ad aggiungere sugli investimenti sul territorio. Quindi il tema della digitalizzazione delle Marche, se lo guardiamo complessivamente, fermo restando, ribadisco, che il tema delle aree grigie e il tema delle gare delle aree grigie è qualcosa che sapremo ad aggiudicazione delle gare, quindi a giugno di quest'anno, ma nell'ipotesi in cui ci si muova nell'ambito di questo tipo di ragionamento, l'investimento complessivo di Open Fiber sul territorio sarà di circa 300 milioni di euro. Questo per riuscire a tablare, a portare la fibra ottica, quindi la connessione vera. Anche su questo permettetemi un passaggio: una cosa è la fibra, l'FTTC, l'ultimo miglio in rame, altra cosa è il tipo di connessione che noi portiamo, che è l'FTTH, quindi la fibra che entra dentro casa del singolo utente. Come potete capire, questo è quello che poi fa la differenza in termini di prestazioni, di performance da parte poi dell'operatore telefonico che vende il servizio, perché anche questo è importante, perché voi sappiate, Open Fiber non vende direttamente all'ultimo, al cliente finale, quindi voi non troverete mai una campagna di vendita Open Fiber, perché noi vendiamo agli operatori telefonici, quindi il servizio di Open Fiber è un servizio che viene venduto da tutti gli operatori, quelli grandi, quelli piccoli, con Wind, Fastweb o anche quelli piccoli locali che sono presenti sul territorio. Quindi questo è il nostro mestiere: noi vendiamo all'ingrosso a prezzi uguali per tutti, quindi con delle condizioni di mercato uguali per tutti, in modo tale che poi ci siano le condizioni per poter sviluppare i servizi che sono necessari alle aziende del territorio stesso. Penso di aver riassunto, forse in modo molto sintetico, le cose principali, quindi non so se questo è sufficiente o meno. Prendiamo delle domande? Abbiamo una cosa. Vuol dire che noi chiudiamo... Maurino della Rai. Definiremo prima le zone bianche che le zone grigie? Cioè... Sì, questo sì, perché da un punto di vista dei bandi nazionali, i bandi prevedono all'interno di un piano che si chiama Italia 1 Giga la finalizzazione della digitalizzazione del paese per il 2026. Quindi le aree bianche noi prevediamo di chiuderle al 2023, quindi sicuramente le aree bianche saranno completate prima delle aree grigie. C'è una ragione per questo, ovviamente, no? Le aree bianche sono quelle più, i territori più difficili, quelli più... No, però paradossalmente rischiamo di avere dei borghi che siano connessi meglio che delle città medie. Però è proprio questo. Si è partiti prima anche. Cioè, nonostante i ritardi siamo partiti. Ma anche prima. Noi, quando abbiamo ripreso il lavoro del cantiere, abbiamo detto iniziamo dai posti più lontani, da quelli più periferici. Proprio perché c'è un gap da colmare, no? Ha un senso questo. Sì, non ho sentito, scusi. Scusi, sono passato mezzo di voce. Le aree grigie comunque devono essere completate entro il 2026. Entro il 2026 i bandi prevedono la conclusione dei lavori, come tutti i fondi del PNRR devono essere, ci sono poi dei punti di controllo progressivi, comunque entro il 2026 deve essere completata tutta l'infrastruttura.
mi ha colpito per un'altra cosa. Quanto cento il numero di abitanti delle Marche? Quanti sono serviti da aree bianche, aree grigie e aree nere? Siamo preparatissimi perché stamattina venendo abbiamo fatto un piccolo studio di recato che ha un'indicazione di massima. Noi abbiamo all'incirca sulle aree nere, quindi noi consideriamo le aree nere sono quelle a maggiore densità dove ha più di una rete in concorrenza. Noi stimiamo che siano all'incirca 250.000 unità immobiliari. Sulle aree bianche, quelle che noi abbiamo in copertura, sono oltre 300.000, quindi permettetemi di dire un numero tra 300 e 350. Poi sapete che abbiamo sulle aree bianche un grande problema anche di catasto, cioè che non si sa effettivamente di chi sono e che cosa sono. Quindi ci sono degli immobili che non si sa se siano abitati o meno, e la parte restante dovrebbero essere aree grigie. Quindi le aree grigie sicuramente in un ordine di grandezza, tra aree grigie ha contributo e aree grigie non ha contributo, perché ci sono anche, c'è la doppia valenza, sono più di 200.000 unità immobiliari. Quindi, volendo fare una distinzione molto simile o molto vicina, più o meno un terzo, fermo restando che non sono definizioni precise perché non hai delle linee di demarcazione molto puntuali. Poi soprattutto, nella bianca un'unità immobiliare può essere un condominio ad Ancona piuttosto che la villetta, la casa isolata. Sì, per cui devo avere un civico ad Ancona con un palazzo dove ci sono dentro 10 piani, quindi lì ci sono N persone, poi c'è invece una casa in campagna dove c'è soltanto un cliente, magari perché storicamente non c'è mai stata una linea telefonica. Quindi non è facilissimo fare una differenziazione tra un elemento e l'altro. Un'altra domanda? Sì, tutte le marche, scusate, sono 880.000 unità immobiliari. Bene. Se non avete domande, credo che possiamo